Il G7 a Siracusa è stato davvero un bluff, o meglio, la parte politica ha avuto dei buoni risultati, ma lì la comunicazione è stata assolutamente carente. I ministri non hanno rilasciato dichiarazioni, non c'era ufficio stampa, non c'era nessuna possibilità di contatto con il castello Maniace, arroccati dentro il castello come guerrieri medievali. Da questo punto di vista, quindi, possiamo dire che la comunicazione ufficiale è che il G7 sia andato bene, ma non abbiamo potuto documentare nulla. Per quanto riguarda invece la grande sagra delle vanità, Ortigia trasformato in un ristorante a cielo aperto, in una fiera in cui si degustava di tutto per Confagricoltura e tutto ciò che gli ruotava attorno, possiamo dire che il turismo ha avuto un grosso danno. Non è vero che il nome di Siracusa è stato lanciato nel mondo e tutto quello che poi i media ufficiali hanno portato avanti. Dobbiamo dire invece che chi era venuto a Siracusa programmando la propria vacanza per una settimana o qualche giorno di relax è stato davvero deluso. Troppi problemi legati alla viabilità, legati addirittura al transitare a piedi dentro l'Ortigia, legati soprattutto al servizio d'ordine che giustamente per il G7 doveva farsi, ma che chiaramente non è compatibile con il turismo. Uno sociologo della urbanizzazione, Antonio Casciara, ha detto in questi giorni occorre ripensare il turismo in chiave sociale, occorre rispettare le identità locali, occorre rispettare la gente che vive ad Ortigia tutto l'anno. E proprio la gente che vive ad Ortigia ha messo sui balconi un striscione, ed erano tantissimi questi striscioni, dicevano soltanto rispetto, rispetto per chi vive a Siracusa, rispetto per chi non ama la sagra delle vanità.